Siria e gli Stati Uniti accusano Damasco. Le truppe governative avrebbero usato armi chimiche contro i ribelli nella provincia di Idlib. Se l'attacco sarà confermato, avverte Washington, reagiremo in modo adeguato. La corrispondente Lucia Goracci. L'allarme è su un bombardamento domenica scorsa. Gli Stati Uniti sospettano l'uso di clorina nel nord-ovest della Siria per mano dei governativi. Avvertono, se confermato, la reazione sarà rapida e adeguata. La memoria va subito al raid aereo anglo-franco-americano dell'aprile dello scorso anno che colpì in profondità la Siria di Assad dopo l'uccisione di civili con gas a Khan Sheikhoun vicino alla città di Idlib, teatro anche di quest'ultima escalation di bombe e accuse reciproche. Nelle stesse ore dell'ammonimento del Dipartimento di Stato americano, fonti militari russe sul terreno avvertivano miliziani ribelli catturati avrebbero confessato falsi attacchi chimici in preparazione per accelerare ritorsioni su Damasco. L'ultima provincia ribelle è in mano a Hayat Tahrir al-Sham, costola siriana di Al-Qaeda, ma i bombardamenti siriani e dell'aviazione russa non risparmiano i civili. Sono 180.000 gli sfollati di queste ultime settimane accampati tra gli ulivi a ridosso della frontiera turca chiusa. Mentre un raid aereo in un villaggio fa strage in un mercato a Liftar, la parola araba che indica la sospensione del digiuno in un Ramadan che in Siria non ferma le bombe.